Amici e amiche di RBR Radio TV in diretta dall'Ala di Ferro di Saluzzo per l'edizione 2023 della Festa del Libro Medievale e Antico, un appuntamento organizzato dalla città di Saluzzo con il Salone Internazionale del Libro di Torino e altri partner che rendono possibile questo appuntamento che vuole dimostrare quanto sappia essere davvero attuale, stimolante, tutto il mondo medievale che abbiamo iniziato a scoprire con la prima intervista andata in onda poco fa con l'assessora alla cultura della città di Saluzzo e che ripetiamo ben volentieri andando a scoprire altri aspetti di questo progetto culturale con Marco Pautasso, Salone Internazionale del Libro di Torino. Marco, buongiorno. Buongiorno, buongiorno, grazie. Un nuovo appuntamento della Festa del Libro Medievale Antico di Saluzzo. Mi viene da dire salone, ma in realtà festa, è festa. E mi piace sottolineare l'idea della festa, Marco. Partirei da qui, poi andremo a scoprire insieme il perché di questo legame tra Salone del Libro di Torino e Saluzzo. Beh, mentre la festa sta impazzando qui vicino a noi col coinvolgimento di molti bambini delle scuole saluzzesi e del territorio. Sì, ci piaceva l'idea della festa perché vogliamo che sia un appuntamento culturale che però riesca a coinvolgere il più possibile tutti, che venga percepito come un momento di riflessione su un passato storico importante, perché il presente deriva dal nostro passato ed è importante conoscerlo sempre meglio, e soprattutto un periodo storico che purtroppo non si capisce bene perché, ma viene nell'immaginario viene sempre percepito come un'epoca buia, triste, chiusa, ma invece studiandola scopriamo che era tutt'altro. E la festa ci consente, come dire, di arrivare a tutti e di far percepire anche questo cambiamento rispetto all'immaginario complessivo. E questo è anche un po' l'obiettivo, insomma, la mission del Salone Internazionale del Libro di Torino, partendo appunto dal Lingotto, dai tanti appuntamenti off, degli appuntamenti che tutto l'anno, insomma, coinvolgono la cittadinanza tutta. E anche in questo caso Saluzzo con la Festa del Libro Medievale e Antico. Ricordiamo che ci sono delle navette che partono da Torino per raggiungere Saluzzo, per vivere questo appuntamento. Marco, perché Saluzzo? Come è nato questo progetto che, ricordiamolo, è alla terza edizione? Sì, Saluzzo credo che sia indubitabilmente la capitale piemontese del Medioevo, perché ha un centro storico intatto, perché davvero si iscrive nella storia del Medioevo europeo, perché è stata la culla in qualche modo della cavalleria, e poi perché crediamo ci sia un tessuto connettivo della città tale che possa consentire a questo appuntamento culturale di crescere. C'è anche un'altra ragione: Saluzzo è una città bellissima, per alcuni è la più bella città del Piemonte. Lascio ai nostri ascoltatori di dare giudizi a riguardo, ma certamente, scusate, c'è una grande confusione. È qui e ora. No, certamente è una città di particolare fascino, certo. E quindi insomma l'obiettivo che il Salone si è dato è quello di valorizzare la storia e la cultura medievale e anche far scoprire, speriamo non soltanto i piemontesi, ma noi vogliamo che diventi un evento nazionale, non solo, la bellezza e la storia di questa straordinaria città. Divulgazione, parte accademica e promozione culturale attraverso l'intrattenimento. Abbiamo imparato a conoscere questi temi, queste macro offerte, chiamiamole così, del Salone Internazionale del Libro in vari appuntamenti, anche in questo caso per la Festa del Libro Medievale e Antico. Quindi appuntamenti con accademici, con studiosi e studiose, ma anche spazio alla cultura, passami il termine, che vuole tendere la mano a tutte e a tutti. Ma cerchiamo innanzitutto di dare spazio a tutte le discipline espressive che in qualche modo si collegano, si riallacciano alla storia medievale. Quindi avremo spettacoli teatrali importanti, faccio un nome per tutti: Roberto Mercadini con la sua rivisitazione stasera dell'Orlando Furioso, o domani sera uno spettacolo non solo per bambini o famiglie ma per tutti su Marco Polo, visto che il tema quest'anno è il viaggio, certo, con la fondazione Casa Teatro Ragazzi. Ma poi c'è la simultanea di scacchi, ci sono appuntamenti ad esempio con la cucina, perché avremo delle cene aperitivi medievali, avremo momenti di performance con i Giullari del Diavolo, con Faber Teatro, danze medievali rinascimentali con i Tripudiantes. Cerchiamo davvero di rappresentare tutto, come dire, lo scibile legato alla, diciamo, alla cultura in senso lato medievale. Quindi l'immaginario e la cultura insieme in questo appuntamento.
Quanto è importante, non so se questo è uno degli obiettivi del Salone Internazionale del Libro con la città di Saluzzo, quello di non, permettimi, non imporre, ma voglio dire far cadere dall'alto l'appuntamento, ma renderlo assolutamente orizzontale. Ma è possibile? Sì, diciamo che il modus operandi del Salone da sempre, in tutte le sue attività, Salone compreso, hai citato il Salone Off, ma penso a Lungomare di Libri, penso a Carte da Decifrare. Portici di carta. Cioè, davvero noi cerchiamo di coinvolgere tutti i soggetti che sono potenzialmente coinvolgibili, perché riteniamo che il ruolo del Salone debba essere questo, anche di servizio rispetto, in questo caso, a una città che ha tutto il merito di portare avanti una storia, una tradizione, che la sua architettura in qualche modo racconta, ma che va rivalorizzata e rinarrata anno per anno. Io in mano in questo momento ho una copia del Nome della Rosa di Umberto Eco, grandissimo studioso e uno dei più grandi successi della letteratura italiana di sempre. Ma no? Così pop, così intelligente, così in grado di intrattenere e di emozionarci, che a me ha fatto venire in mente quante suggestioni in realtà ci circondano, che arrivano da quelle idee, da quell'immaginario del Medioevo. Penso ai giochi di ruolo, penso ai cosplayer, penso alle serie TV, ai film, insomma, quanto ci affascinano, ai bambini e alle bambine che ascoltano le storie, le favole, insomma, c'è tanto immaginario, più di quello che forse immaginiamo? Viene definito un'epoca buia, chiusa a se stessa. Quest'anno abbiamo voluto che il tema fossero i viaggi. Viaggio è metafora della vita, ma voi pensate, i commerci quando sono nati? Sono nati nel Medioevo. I pellegrinaggi quando sono nati? Sono nati nel Medioevo. Oggi noi ci beiamo dell'Erasmus, che è un progetto straordinario, ma i clerici vagantes nel lontano Medioevo giravano l'Europa per riuscire a far crescere la loro cultura, impossessandosi anche di altre lingue. Quindi assolutamente, certo. Insomma, non è tutt'altro che le università nascono in Medioevo, quindi cioè anche luoghi dove si fa e si cresce e ci si forma. Ci piacerebbe che questo progetto servisse un po' a rivalutare quel periodo storico, farlo comprendere meglio, farlo anche apprezzare soprattutto dalle giovani generazioni. Già nell'immaginario, forse inconsapevolmente, lo dicevi tu, è presentissimo. Ci piacerebbe che lo fosse magari un po' di più sui libri di storia e non solo. Ultima considerazione che voglio condividere con te, Marco, come appunto Salone Internazionale del Libro di Torino. Questo appuntamento di ottobre, terza edizione della festa del libro medievale e antico, fallo diventare un rito, diciamolo, un rito insomma, un appuntamento fisso in agenda e nel calendario, penso che sia uno degli obiettivi. Quindi legare ancora di più, creare questo ponte con Saluzzo, Torino, Saluzzo assieme, penso che insomma, l'obiettivo sia quello di consolidarlo sempre di più negli anni. Beh, siamo arrivati alla terza edizione, voglio ricordare che le prime due sono state anche ideate, organizzate in un periodo complicato come il Covid. Quest'anno speriamo di fare un ulteriore salto di qualità. L'obiettivo ovviamente è di dare stabilità, di dare il più respiro possibile, non solo nazionale, speriamo anche internazionale a questo appuntamento. Noi ci crediamo fortemente e pensiamo che abbia dei margini di crescita veramente enormi, esponenziali. Quindi ci lavoreremo con tutto l'entusiasmo, la passione e le piccole competenze di cui disponiamo. Competenze e la volontà di tendere la mano al pubblico di tutta età, come i bambini e le bambine che in questo momento con noi stanno, come dire, rendendo ancora più viva questa festa. È molto rumorosa, come potete ascoltare, ma a noi piace il qui e ora. Della festa del libro medievale antico che abbiamo presentato insieme a Marco Pautasso, Salone Internazionale del Libro. Grazie Marco per essere stato con noi. Grazie a voi. Buona festa. Buona festa, grazie.